Ascolta, Nicolai, questo Grig. L'ho portato oggi. Chiudi le finestre. Aprì il libro di musica sul leggio e calò la sinistra sulla tastiera. Al tocco delicato, le corde risposero con voce calda, pastosa, e a quella prima nota ne seguì subito un'altra, dalla sonorità ricca e piena, simile a un profondo sospiro. Da sotto le dita della destra si innalzò tumultuosamente un volo di note chiare e trasparenti, che come uno stormo di uccelli spaventati, fuggirono e si dispersero sull'oscuro fondo delle note basse. Queste cantavano, ritmiche e armoniose, simili alle onde del mare dopo la tempesta. Altre onde di suoni, cupi e disperati, facevano da controcanto e assorbivano nel proprio ampio, profondo flutto lo sciame di note querule e interrogative di cui era intessuta l'agitata melodia. A tratti il canto si innalzava come un singhiozzo disperato e angoscioso, ma ricadeva quasi subito e si insinuava fluttuando nel denso torrente delle note basse. Poi si apriva nuovamente un varco attraverso il ritmo fragoroso e dolente. Cresceva, si spiegava in tutta la sua sonorità e a poco tornava a smarrirsi nell'ampio e tempestoso turbine che riprendeva il suo corso possente e calmo, senza dar risposta, senza mostrare stanchezza né esaltazione. Da principio la madre era rimasta indifferente. Non capiva quella musica e udiva soltanto una gran confusione. Il suo orecchio non sapeva afferrare la melodia attraverso la complessità dei suoni. Guardava insonnolita Nicolai, rincantucciato all'altro estremo dell'ampio divano, e osservava il profilo austero di Sofia e la sua testa piegata sotto il peso dei folti capelli d'oro. Era l'ora del tramonto. Un raggio di sole lievemente tremolante illuminò la testa e le spalle di Sofia. Poi si posò sulla tastiera e sulle mani della donna con una carezza tiepida. La camera era piena di musica e la madre ne era involontariamente turbata. Tre note, sonore come la voce di Fedia Mazin, alternandosi e sostenendosi sempre alla stessa altezza, brillavano nel torrente dei suoni come tre pesciolini d'argento in un ruscello. A tratti una quarta si univa alle altre e ne scaturiva una melodia semplice e commovente. Essa cominciò ad ascoltare e, tutta presa da quelle quattro note, imparò a distinguerle dagli altri suoni che a poco non la disturbarono più. Dal profondo abisso del passato le tornò alla mente con amara chiarezza il ricordo, ormai svanito, di un'antica offesa.